È ufficiale, Luigi Scardaone, segretario generale della UIL di Roma e Lazio, correrà come consigliere alle elezioni regionali in una lista del Partito Socialista legata alla candidatura di Nicola Zingaretti. Ad annunciarlo è stato lui stesso durante una conferenza presso il Conference Center di Via Portuense, alla quale hanno partecipato anche il segretario nazionale della UIL Angeletti e il candidato Zingaretti. Scardaone si è dichiarato pronto a portare il suo contributo in politica, soprattutto per quanto riguarda il tema del lavoro. Segretario, oggi ufficializza la sua candidatura. Cosa l'ha spinta a fare questo passo? La mia valutazione è stata questa, che nei posti dove si conta gli operai non ci stanno. E bisogna passare quindi all'autorappresentazione, all'autorappresentanza. La politica purtroppo, questa politica fa gli interessi di tutti meno che del pezzo di società che noi rappresentiamo. E quindi è arrivato il momento di scendere in campo. E lei crede che il contributo che potrà portare alla politica sarà decisivo? Io più che il contributo alla politica, sì, al dibattito politico posso portare un contributo, ma quello che a me interessa è portare un contributo sostanzioso, sostanziale alla gente che ci ha dato fiducia per 40 anni, che mi ha dato fiducia per 40 anni. Quindi lei vorrebbe che si tornasse a parlare di temi come appunto il mondo operaio, la fabbrica, il lavoro? Il problema è riporre al centro della nazione il problema del lavoro. Il lavoro è stato dimenticato, adesso sì, si sacrifica tutto alla produttività, alla redditività, all'impresa, dimenticandosi che quell'impresa per produrre ha bisogno delle braccia e le braccia sono le nostre. Anche la UIL ha deciso di appoggiare la sua candidatura alla presidenza della regione, un passo importante per lei. Questo risultato che cosa significa? È importante perché il tema di questa regione è anche il lavoro. Punte di precariato drammatiche, crescita della disoccupazione e soprattutto una situazione economica importante. E che una forza del lavoro come la UIL si schieri in maniera così aperta è sicuramente una bella notizia, è una garanzia per dopo che il lavoro sarà nel cuore dell'azione di governo. Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia e nel Lazio è altissimo. Come pensa di risolvere questo problema? La cosa più brutta non è solo l'alto tasso di disoccupazione, ma il numero immenso di giovani che non fa più niente, non lavora, non studia, non cerca neanche lavoro. L'unico modo per affrontare questo tema è cambiare il modello di sviluppo, capire che il modello di sviluppo che comunque in passato ha prodotto ricchezza non c'è più, non tornerà più. E noi dobbiamo mettere in campo politiche attive che hanno dei nomi molto chiari, formazione professionale per preparare i giovani in primo luogo ad entrare in un mondo del lavoro più competitivo, sostegno del credito alle piccole e medie imprese perché possano tornare ad investire e non strangolate invece da un credito che ormai non permette più nulla, politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Noi abbiamo tantissime piccole e medie imprese utili per la qualità del prodotto, ma fragili per esportare all'estero, e quindi politiche per le esportazioni che sono possibili e lo stanno facendo altre regioni. Quindi non c'è la bacchetta magica, i politici che dicono che c'è la bacchetta magica dicono bugie. Ci vuole passione, e onestà, trasparenza e politica a sostegno dello sviluppo.